bentornati cari telespettatori. Il salotto di Safe Drive è pronto anche oggi ad accogliervi con tantissime novità esilaranti. E allora partiamo nella prima parte della puntata. Per esempio, a farla da padrone sarà Alfa Romeo Stelvio, con la sua affascinante combinazione tra il dinamismo di un'auto sportiva Alfa Romeo unito al comfort di un SUV tradizionale. Non perderemo poi d'occhio la versatilità garantita questa volta da nuovo Tourneo Custom. Grazie alle sue esclusive caratteristiche degli interni è possibile ottimizzare trasferimenti organizzando incontri e riunioni anche on the road. Vediamo. È stato presentato il nuovo Ford Tourneo Custom. Qualche anno fa la notizia avrebbe coinvolto una cerchia di pubblico molto ristretta, legata al mondo del lavoro e dei veicoli commerciali. Oggi non è così. La ragione è semplice. In sostanza, gli automobilisti intravedono l'enorme potenziale che le piattaforme commerciali possono offrire nella declinazione riservata al trasporto persone. Le nuove tecnologie hanno abbattuto numerose barriere. Oggi questa tipologia di mezzi può garantire il medesimo comfort di una normale berlina e contenere i consumi pur mantenendo inalterato il vantaggio di spazi che per una vettura potremmo definire sconfinati. Il mercato sta intravedendo un nuovo sbocco, un ritorno delle monovolume sotto un'inedita concezione. Con un allestimento accorto, intelligente e razionale, un veicolo come Ford Tourneo può diventare la soluzione ideale anche per tante famiglie. Il primo passo è non lasciarsi condizionare dall'ingombro del mezzo. Metro alla mano, le misure in lunghezza non sono superiori a quelle di una berlina medio-grande. Ford, con la solita lungimiranza, ha intuito questa nuova tendenza e opportunità e subito provvede a far compiere un elevato salto di qualità al nuovo Tourneo Custom, destinato al trasporto persone. Via i panni del mezzo da lavoro, ecco un abito nuovo, più elegante e confezionato con cura. Finiture di pregio, plancia e strumentazione da berlina, design moderno. Per non parlare della sostanza, che si avvale dei più sofisticati sistemi di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza con riconoscimento anche notturno dei pedoni. Ma è solo l'esempio di una lunga lista. La sua modularità è tale che si possono ottenere ben 30 combinazioni diverse dei sedili e, se si desidera, trasportare fino a 9 persone. È l'unico veicolo del suo genere a offrire tutti i sedili individuali, ognuno con la propria porta USB. Abbiamo provato Tourneo Custom nella configurazione ideale per riunioni di lavoro on the road. Questo è un segmento, quello del trasporto passeggeri fino a 9 posti, un segmento in grandissima crescita. Nel 2017 abbiamo registrato una crescita del 60% in questo segmento, a testimonianza di un fenomeno in atto di avvicinamento di diverse tipologie di clienti verso questo tipo di veicoli. E faccio riferimento ovviamente oltre al classico uso da parte di utenti che fanno del trasporto persone la propria professione, ma devo dire che stiamo riscontrando anche un fenomeno di avvicinamento da parte delle famiglie, in particolare le famiglie numerose che trovano in questo veicolo un veicolo estremamente interessante dal punto di vista della spaziosità, del comfort, che quindi si presta bene a un utilizzo anche per il tempo libero, per le vacanze. Le ambizioni di Tourneo Custom sono elevate e ben giustificano i 300 milioni di euro di investimenti per questo nuovo progetto. Ford non nasconde di puntare a diventare leader anche nel settore trasporto persone. Le carte le ha tutte, non solo per raggiungere l'obiettivo, ma per trainare quello che riteniamo un nuovo, intelligente concetto di monovolume. Oh Lord. Stelvio è la risposta Alfa Romeo a quello che ormai è diventato un obbligo del mercato, un must, ovvero avere una SUV in gamma. All'appello hanno risposto praticamente tutti, compreso le supercar come Porsche o Lamborghini, per esempio. Ebbene, Stelvio nasce nel 2016 e gli ingegneri hanno saputo adattare, tradurre il DNA, le caratteristiche proprie di Alfa Romeo su questa nuova tipologia di vetture, relativamente nuova, come i SUV.
Sicuramente ci sentiamo di affermare che sia i designer che gli ingegneri hanno fatto davvero un buon lavoro. Il design di questa vettura, ebbene, è davvero un ottimo equilibrio tra eleganza e sportività. Le linee sono molto eleganti, ci sono superfici molto ampie e degli elementi piuttosto piccoli, nessuno molto preponderante, quindi grande equilibrio. E in questo equilibrio appunto trovano un significato forse maggiore, comunque una distinzione maggiore, i due piuttosto evidenti terminali di scarico cromati del posteriore. Se è vero che le forme esterne di questa vettura ci hanno entusiasmati, così non è per gli interni. Però qui onestamente entriamo nel campo estremamente soggettivo ed individuale. Ci piace la strumentazione, molto sportiveggiante, con queste due onde tipicamente Alfa Romeo, però per il resto della plancia ci saremmo augurati maggiore personalità da parte dei designer. Il sistema multimediale non è dei più convincenti, avremmo voluto avere anche un display più ampio, ma nel corso di questi anni Alfa Romeo ha un po' aggiustato il tiro, ad esempio ha anche dotato la possibilità di interfacciare il sistema con i nostri smartphone. Da una SUV così spiccatamente sportiva, ebbene, gli spazi sono quelli che ci saremmo aspettati sia per gli occupanti che per quello che riguarda la capacità del bagagliaio. Sotto la carrozzeria della Stelvio si nascondono pianale e meccanica che naturalmente ritroviamo sulla berlina Giulia. Del resto il 2002 turbo diesel ha davvero tante analogie con la Giulia, appunto, a partire dalla ripresa per arrivare poi alla tenuta di strada, che sono in sostanza le caratteristiche principali di questa vettura. Del resto parliamo di qualcosa come 180 cavalli, ma soprattutto 450 Nm di coppia. Il cambio è un AT8, 8 rapporti dunque, davvero molto veloce, gli innesti sono fluidissimi e veloci, ed è dotato anche il vantaggio di avere i paddle a volante molto comodi, molto ampi. Possiamo tranquillamente affermare che sicuramente l'asfalto è l'habitat naturale di questa SUV, della SUV Stelvio, in questa versione, ricordiamo, con le due ruote motrici posteriori, ma anche il discorso vale quando ci troviamo di fronte alla versione Q4. Ebbene, le due caratteristiche principali, sicuramente le prestazioni e il gusto di questa guida sportiva, a patto però di non buttare troppo l'occhio sui consumi, che ovviamente nel rilevamento reale sono molto ridimensionati rispetto ai dati ufficiali. Non ci hanno convinto molto invece le finiture e la qualità delle plastiche. Al tatto, la leva del cambio e altre manopole non danno proprio la sensazione di toccare una vettura premium, e il listino naturalmente avrebbe suggerito un po' di qualità in più sotto questo punto di vista. Il prezzo di questa 2002 turbo diesel da 180 cavalli, 450 Nm, parte da 47.300 euro per arrivare nella versione executive a 50.500. Sappiamo che il segmento SUV sta facendo la parte del leone sul mercato automobilistico italiano ed europeo, e a confermarlo è il successo di Peugeot 2008, raccontata dal nostro ospite in studio nella versione GT Line. Grazie Elisa per la linea. Quest'oggi in studio abbiamo una Peugeot 2008. Parleremo di questa vettura naturalmente, ma è soprattutto lo spunto per parlare dell'offensiva in fatto di SUV di casa Peugeot. E lo facciamo con Giulio Marc d'Alberton, responsabile di Peugeot Italia. Ti ringrazio Giulio di essere tornato nei nostri studi. Grazie Michele, buonasera a tutti e ben ritrovati. Responsabile della comunicazione naturalmente. Bene, partiamo un discorso generale riguardo ai SUV. È un'offensiva che vi sta dando grande soddisfazione, avete una gamma direi piuttosto completa. Sì, non tanto tempo fa Peugeot non era presente in questo segmento, che è molto, molto richiesto dai clienti italiani, ma non solo. Abbiamo iniziato con un'offerta basata da 2008, costituita da 2008, per poi proseguire nel corso dei mesi successivi
con la 3008, auto dell'anno nel 2017, e poi completando la gamma con la 5008, che è il SUV a 7 posti della Casa del Leone, che va a completare un'offerta davvero a 360 gradi, che va a intercettare poi soprattutto quelli che sono i bisogni, le esigenze del cliente italiano. Un successo davvero notevole nel 2017, concluso da qualche mese, abbiamo venduto quasi 50.000 unità, quindi davvero tantissime, pensando poi appunto che meno di 2 anni fa non eravamo presenti in questo segmento, pensare che il 40% delle Peugeot vendute fanno parte di questo segmento, quello dei SUV, fa riflettere relativamente alla bontà e soprattutto alla, come posso dire, il fatto che sia un prodotto davvero centrato su quelle che sono le esigenze del cliente italiano, che cerca stile, cerca tecnologia, ma cerca anche e soprattutto qualità. Certo, anche perché vero è che il mercato dice SUV, i numeri dicono la tendenza è questa, però bisogna saperle fare, bisogna offrire un prodotto all'altezza. E a questo proposito io sono molto curioso, qual è il fil rouge, l'anello di unione che unisce proprio i vari modelli della vostra gamma SUV? Beh, la differenziazione dei tre modelli è dettata sicuramente dalle dimensioni, perché la 2008 che abbiamo in studio oggi è una vettura che è stata concepita per un utilizzo un po' più urbano, senza però disdegnare le scampagnate all'aria aperta, magari anche su terreni appunto non asfaltati, quindi con un abitacolo molto ampio ma con delle dimensioni esterne molto contenute. 3008 invece alza un po' l'asticella, perché è un prodotto che è uscito qualche mese dopo rispetto a 2008 e ha delle dimensioni un po' più importanti, siamo di fronte a 4,45 m di lunghezza, con un'abitabilità sempre per 5 persone, ma con una rivisitazione completa di quello che è l'abitacolo, tenendo presente poi che la 3008 ha portato al debutto il nuovo concetto del Peugeot Cockpit versione 2.0, se possiamo così definirlo, quindi anche con il quadro strumenti totalmente digitale. Il Peugeot Cockpit è un elemento stilistico, ma non solo, è soprattutto ergonomico, che è distintivo delle Peugeot ed è esclusivo, solamente le Peugeot ne sono dotate, ed è un elemento che ha l'obiettivo di esaltare quello che è il piacere di guida e le sensazioni che si vivono a bordo del veicolo. È costituito, lo ricordo, da un volante compatto, da una strumentazione visibile al di sopra della corona del volante e da un grande touchscreen centrale attraverso il quale si comandano le principali funzioni. Tornando alla domanda che mi hai fatto tu, la 5008 è ancora più ampia di dimensioni, ha la capacità, la possibilità di trasportare fino a 7 passeggeri a bordo, ha una dimensione addirittura di 19 cm più lunga rispetto alla 3008, comunque ancora nell'ambito delle dimensioni abbastanza compatte per quanto riguarda il mondo dei SUV. Quindi differenziazioni di dimensioni che poi, anche in funzione di quello che è stato il periodo in cui sono uscite sul mercato, hanno portato evoluzioni tecnologiche di diverso livello. Senza però dimenticare che comunque anche la 2008 oggi disponibile può essere dotata con quella che è la tecnologia più recente della gamma Peugeot, fatta di anche motorizzazioni PureTech Turbo, ma anche di motori Blue HD diesel, con anche l'abbinamento al cambio automatico, quindi un pacchetto, un'offerta completa che va a intercettare quelle che sono le esigenze del cliente italiano in particolar modo. Quindi, se ho capito bene, la 2008, che è la più piccola tra virgolette in gamma, è una questione di scelta di dimensioni legate all'utilizzo che uno pensa di farne tutti i giorni, ma senza rinunciare a nulla dal punto di vista della tecnologia. Hai detto bene, anche soprattutto a livello di dinamiche di guida, se pensiamo che anche la 2008 può essere dotata di grip control per ampliare quello che è la capacità di trazione del veicolo su fondi scivolosi. Il grip control viene comandato da una manopola al centro dei sedili e permette di selezionare diverse modalità di guida, sia che si vada su neve, su fango, su sabbia, quindi trovando il grip ideale in ogni condizione, ed è una caratteristica che anche 3008 e 5008 possono vantare. È stato chiarissimo. In studio abbiamo un allestimento GT Line, che è un allestimento un po' trasversale sulla vostra gamma, non solo nella gamma dedicata ai SUV. Perché questa scelta? Insomma, siete sempre legati al mondo un po' dello sport, volete farlo sapere. Sì, lo sport è nel DNA della Casa del Leone, declinato in diversi ambiti, che siano le vetture di serie, le GTI, o nelle competizioni con il nostro ormai leggendario Paolo Andreucci e la 208 T16. Comunque abbiamo voluto e continuiamo a volere declinare la sportività anche in alcuni allestimenti di tutta la nostra gamma, perché fondamentalmente già dalla 108 esiste l'allestimento GT Line, per arrivare poi al top di gamma che abbiamo menzionato con 5008.
La 2008 GT Line che abbiamo oggi in studio lavora in questa direzione perché si caratterizza per diversi particolari specifici, pensiamo alla calandra di colore nero, le cornici finestrini di colore nero, ma anche delle personalizzazioni nella tonalità del rosso all'interno dell'abitacolo, la presenza di un terminale di scarico cromato, insomma diversi elementi stilistici che strizzano l'occhio al mondo delle vetture sportive, mantenendo però le motorizzazioni che sono all'interno del cuore di gamma del mercato, quindi motorizzazioni anche di cilindrate contenute, ma con ottime prestazioni e grandi potenze. Dal punto di vista delle motorizzazioni, quali sono le vostre prospettive? Mi spiego meglio, il mondo dell'automobile si sta ibridizzando. Da questo punto di vista Peugeot come sta agendo? Dal canto suo Peugeot già oggi ha in gamma alcuni modelli a propulsione totalmente elettrica, poi nel prossimo futuro pensiamo con l'arrivo della nuova 208 ci sarà una motorizzazione totalmente elettrica. Il progetto di ibridizzazione e di elettrificazione è chiaramente uno dei progetti sul tavolo di Peugeot e ci stiamo lavorando e nel prossimo futuro sicuramente avremo modo di presentarvi diverse novità importanti, perché chiaramente non ci si ferma mai, come abbiamo fatto un salto quantico a livello di tecnologia e anche di qualità, lo faremo anche in termini di motorizzazioni. Bene, su questa promessa e soprattutto questa curiosità ti ringrazio, Giulio, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi di avermi invitato. E naturalmente io ringrazio anche tutti i nostri telespettatori. Ciao, alla prossima. Amici di Safe Drive, ci siamo alla proclamazione del prossimo tester per un giorno. Come sapete, questa bella iniziativa che dura da tanti anni qui a Safe Drive, tra l'altro questa volta l'occasione è davvero ghiotta, perché ci sarà la possibilità per il vincitore di testare direttamente, di mettere alla prova un'auto davvero sportiva e interessante, ovvero la Renault Megane RS. Ma ci siamo, andiamo a vedere allora chi ha vinto questa volta questa tornata di tester per un giorno. Il vincitore è Swan Rigolo, 29 anni, di Lucca, libero professionista. Bravissimo Swan, quindi inizia a prepararti perché ti aspettiamo per questo test, lo ricordo, della Megane RS. Mentre citiamo anche chi è arrivato su questo podio virtuale, ovvero Giacomo Giovannelli, artigiano del legno, 54 anni, di Varese, e Franco Bassetti, 35 anni, chef a domicilio di Milano. Questo è tutto per questa edizione, ancora questa tornata di tester per un giorno. Lo ricordo ancora, il vincitore Swan Rigolo, 29 anni, di Lucca. Bravo! Safe Drive prosegue con un approfondimento dedicato al SUV Opel Grandland X. Ne abbiamo apprezzato parecchie volte le doti di spazio e di versatilità, ma vi abbiamo mai parlato del suo comfort e della sua tecnologia? Beh, allora, se non l'abbiamo mai fatto, lo faremo oggi, e questa è l'occasione giusta per raccontarvi anche questi plus, perché ci sono. Vediamo insieme che cosa ci riserva quindi la seconda parte di Safe Drive. Quasi 60 anni fa, nel 1959, nasceva un mito, la prima Mini, una vetturetta economica che ha dettato mode e ha scritto un pezzo della storia dell'automobile. Auto-icona che è stata protagonista di numerose pellicole cinematografiche ed è entrata nell'immaginario collettivo. Ora la nuova Mini, che fa parte del gruppo BMW, inaugura una mostra sulla storia della piccola inglese. Evidenziando i tratti iconici di stile e costruzione che sono nel DNA di ogni Mini, celebrando ciò che è stato in passato e ciò che ci aspetterà nel futuro. Un chiaro tributo alla matita di Alec Isigonis e a John Cooper, progettisti ambiziosi e avanguardisti che hanno disegnato il carattere che ancora oggi caratterizza il brand Mini. Lo scorrere del tempo porterà Mini a un'evoluzione naturale delle forme e delle dimensioni. Il concept Next 100 non è altro che la visione di ciò che i designer inglesi hanno come obiettivo, una particolare attenzione allo spazio interno e alla semplicità, proprio come la Mini del 1959. Mini vi aspetta alla Triennale di Milano, fino al 27 maggio.
Superbe novità per la casa automobilistica Skoda. Non è un caso che Safe Drive ha scelto questo aggettivo per raccontarvi gli aggiornamenti di Superb, l'ammiraglia della casa automobilistica ceca che da oggi rende disponibile di serie l'intera dotazione di dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida sugli allestimenti Style, Sportline e Lorin & Clement, sia della versione berlina sia di quella Station Wagon. Si tratta di un elenco vasto di dispositivi destinati a salvare molte vite. C'è il radar adattivo per il controllo della velocità e della distanza di sicurezza, il dispositivo che monitora l'angolo cieco del veicolo e il Lane Assist, che mantiene attivamente il veicolo al centro della carreggiata intervenendo sullo sterzo. A questo si aggiungono anche altri dispositivi come il controllo delle luci abbaglianti e il sistema che frena automaticamente l'auto in retromarcia se rileva un ostacolo o un pericolo di collisione con un veicolo che sopraggiunge. Un progetto interamente firmato da Skoda Italia, che ha portato anche ad un adeguamento del listino prezzi. C'è stato un aumento di listino, è un aumento di listino però di tutta la gamma ed è fisiologico legato all'inflazione e a un adeguamento prezzi. In realtà è un'operazione di Skoda Italia nel solco di una filosofia tipica di Skoda, che è quella di vicinanza al cliente e semplificazione della quotidianità. Questa operazione si inserisce nel solco di questa filosofia, alzando però l'asticella, facendo sì che la vicinanza al cliente sia un concetto di sicurezza e di capacità di stare su strada, nel traffico urbano ed extraurbano, nel modo più sicuro e nel modo più semplice anche. Superb è la vettura di riferimento della gamma Skoda. Da sempre apprezzata per le sue doti di comfort e maneggevolezza, è il modello che 3 anni fa ha segnato la svolta stilistica del marchio, portando al debutto il design estremamente attuale che oggi troviamo anche sulle nuove Karoq e Kodiaq. Pur essendo una vettura di dimensioni importanti, lunga 480 cm, Superb offre uno spazio a bordo invidiabile, con un bagagliaio in grado di contenere 660 litri estendibili a 1950 se si abbattono gli schienali dei sedili posteriori. Altro asset fondamentale, lo Skoda Connect. Quest'ultimo, di serie a partire dall'allestimento Ambition, si divide nei servizi di infotainment online che sono inclusi gratuitamente per un anno nei sistemi di navigazione e permettono di accedere a moltissime utili informazioni in tempo reale, e nei servizi Care Connect, che a loro volta si ramificano in 3 sezioni. Il service proattivo permette di trasmettere le informazioni inerenti le necessità di manutenzione della vettura al partner service scelto in fase di registrazione. L'accesso remoto consente di accedere alle impostazioni e allo stato del veicolo in ogni momento grazie a un'app dedicata. La chiamata d'emergenza fornisce infine assistenza in caso di necessità registrata da un call center Skoda. La decisione presa da Skoda Italia di rendere sempre più accessibile l'assistenza alla guida rispecchia la volontà del marchio di rimanere al passo con i tempi, fornendo una qualità sempre maggiore, come dimostrano le novità previste per il 2019. Per Skoda si avvicina un importante, ovviamente, punto di svolta nella propria offerta, che è la mobilità elettrica. Nel 2019 Superb sarà la prima ibrida plug-in, quindi abbinerà un motore termico a benzina con un motore elettrico e alimentato da una batteria agli ioni di litio. Si vedrà sul mercato nel corso del 2019. Sempre nel 2019 arriverà la piccola City Go, la nostra City Car, in versione totalmente elettrica, e questi saranno i primi 2 modelli da cui poi inizierà un'offensiva di prodotto che porterà nel 2020 al primo SUV completamente elettrico, un SUV di grandi dimensioni, con un'autonomia stimata intorno ai 500 km e la miglior tecnologia anche di assistenza alla guida disponibile. Safe Drive non ha dubbi. Il rapporto tra quanto si spende per quanto si compra nel caso di Opel Grandland X è altamente conveniente, in particolar modo se si punta sull'allestimento Ultimate, dotato di tutto il ben di Dio che un automobilista del terzo millennio vorrebbe trovare sulla sua alleata nel tempo libero o compagna di lavoro. In linea con quanto sostiene Roberto Matteucci, amministratore delegato di Opel Italia, quando dice che il marchio tedesco controllato dal gruppo PSA sta portando la democrazia nell'auto, poiché mette a disposizione del cliente le tecnologie 4.0 tipiche delle vetture dei marchi premium, a prezzi decisamente abbordabili. Grandland X, oltre allo stile SUV, allo spazio abbondante, al piacere della guida, offre l'Opel OnStar,
l'assistente personale è Angelo Custode, che sta al fianco di chi sta al volante in ogni momento della guida. OnStar è globalmente il sistema di connettività e di aiuto al guidatore più utilizzato dai clienti al mondo. La storia più bella su OnStar è quella di una cliente spagnola coinvolta in un incidente nel quale si sono aperti gli airbag. I sensori della sua Opel hanno avvisato automaticamente un operatore che ha contattato i servizi di emergenza ed è rimasto in linea a parlare con lei attraverso gli altoparlanti della vettura fino all'arrivo dei soccorsi. L'Opel Eye, invece, è l'occhio telecamera posizionato dietro allo specchietto retrovisore che riconosce i segnali stradali, la distanza dalle altre vetture, il superamento della linea di corsia e comanda la frenata automatica di emergenza nel caso di rischio incidente. Questa Grandland X è concreta in tutto. Ha il caricabatterie wireless per gli smartphone che si possono connettere all'auto tramite Apple CarPlay, Android Auto, in modo da usare le funzioni del proprio telefonino in modo semplice sul grande schermo a sfioramento. E perfino l'app sullo smartphone per bloccarla in caso di furto o per inviare una destinazione al navigatore da casa o dall'ufficio in modo da averlo già impostato quando si sale in macchina. Una crossover media con uno stile personale, lunga 448 cm, larga 186, alta 161, maneggevole in città, notevole passista nei lunghi viaggi. Una SUV senza trazione integrale surrogata dal pacchetto All-Road, che abbina un sistema elettronico di controllo della trazione sui fondi scivolosi alle gomme fango e neve. La migliore? Secondo Safe Drive, la versione gasolio 1.6 da 120 cavalli con cambio automatico. Il listino parte da 26.000 euro. La mobilità del futuro sta cambiando, le vetture sono sempre più ibride, sempre più elettriche, sempre più ecologiche. E con l'ospite che ci ha raggiunto oggi in studio parleremo proprio di questo. E sono esattamente questi gli argomenti che vogliamo affrontare oggi in studio e abbiamo invitato appunto per approfondire queste tematiche Marina Terpolilli, che è presidente della UIGA, dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Auto. Grazie Marina di essere arrivata nei nostri studi. Grazie a voi. E speriamo che sia la prima di una serie proficua di incontri. Perché abbiamo invitato Marina? Perché Marina nella sua attività è sempre stata molto sensibile all'aspetto ecologico rivolto all'automobile. Hai fondato, se non sbaglio, anche una rivista EcoCar tra le prime, giusto? Sì, nel 2009 è stata la prima rivista in Europa che parlasse esclusivamente di auto ecologiche. Io volevo collegarmi a un fatto di cronaca, da non molto, c'è stato a Roma, proprio nella città dove agisci principalmente, la Formula E, che ha ospitato appunto la Formula E, quindi una formula elettrica che sta riscuotendo molto successo. Che cosa rappresenta questo fenomeno, un po' come viene percepito dalla gente e soprattutto dà una mano a sdoganare quell'aspetto dove si è ancora un po' riluttanti, soprattutto si pensa all'auto elettrica, al problema dell'autonomia, eccetera, insomma a vedere certi bolidi che agiscono, magari siamo più convinti verso queste automobili. Sicuramente la Formula E ha dato un grande contributo all'auto elettrica. Il fatto di averlo fatto in un circuito cittadino come quello della capitale, nella zona Eura, una delle zone diciamo, più interessanti diciamo, della città, quasi sotto casa mia peraltro, devo dire che ha riscosso un successo di pubblico eccezionale e sicuramente potrebbe fare da traino proprio per un viatico per l'auto elettrica, che naturalmente ha bisogno di essere un po' sdoganata, no? Come fu all'epoca il discorso delle auto a gas che venivano praticamente sottovalutate e poi sono diventate le paladine dell'ecologia, adesso l'auto elettrica ancora viene presa un po' con le molle per il discorso della scarsa autonomia. Ma indubbiamente il fatto di poter vedere delle automobili che hanno delle prestazioni eclatanti, come raggiungere 250 km orari di velocità massima e delle prestazioni in accelerazione brutali sulla linea della Formula 1, se diciamo, effettivamente crea diciamo, curiosità, interesse e anche diciamo, affetto da parte dei cittadini romani, ma di tutti quelli che hanno potuto seguire l'evento e sono stati tanti in TV.
Tra l'altro, all'interno di questa manifestazione è stato presentato anche il trofeo Smart Elettrica. Questo è molto importante per due aspetti. Uno, perché Smart per Roma rappresenta un marchio fondamentale. E poi anche perché Smart ha deciso di rendere elettrica tutta la propria gamma. Insomma, è anche un segnale, un altro segnale forte da parte di un marchio importante. È stato sicuramente un segnale molto importante quello di Mercedes, che ha fatto una scelta diciamo molto d'avanguardia, voler vendere una vettura così importante diciamo per le vendite cittadine soltanto in elettrico. Dalla fine del 2019 sarà soltanto in elettrico la Smart, che è un modo per avvicinare insomma le persone all'auto elettrica, che è inevitabilmente il nostro futuro. Certo, Marina, io approfitto della tua presenza per toccare un po' tanti argomenti che stanno a cuore, non solo noi gli addetti ai lavori, ma anche gli appassionati che ci seguono da casa. Il discorso sul diesel, se ne è parlato tanto, ci sono state dichiarazioni anche piuttosto forti, ma anche contrastanti tra di loro. Dove sta la verità sul diesel? Indubbiamente il diesel ha delle problematiche che però con le ultime vetture Euro 6 e le Euro 6 bis che stanno per andare addirittura ad arrivo per l'omologazione prossimamente, queste problematiche di emissioni sono ovviamente estremamente ridotte. Consideriamo che mediamente una vettura Euro 6 inquina almeno 26 volte meno che una Euro 0, quindi stiamo parlando veramente di fattori infinitesimali. Inoltre il mercato del diesel in Italia bisogna considerare che siamo sul 63%, quindi è ancora un mercato molto valido, molto importante, e non si potrà pensare ragionevolmente di sostituire un parco auto che conta oggi 38 milioni di auto in Italia, parco circolante, con delle vetture completamente elettriche. Ci vorrà un periodo di transizione, quindi il diesel avrà un compito ben specifico per il suo utilizzo, come le vetture elettriche inizieranno ad avere la necessità di essere utilizzate soprattutto in ambito urbano, nonostante l'autonomia a mano stia aumentando, ma ci vorrà ancora del tempo prima che le batterie siano sufficienti per rendere l'auto elettrica completamente autonoma dal punto di vista dei percorsi. Noi stiamo vedendo che le vetture ibride, ibride plug-in in questo momento, ma succede qualche elettrica, stanno piano piano crescendo come numero nei dati di mercato. E quello che sta diminuendo, il diesel e benzina resistono abbastanza bene, invece è proprio il metano che nel mercato in questo momento in Italia sta subendo una contrazione. Per quanto riguarda un futuro prossimo, si può facilmente pensare che sia proprio l'ibrido quello che farà da viatico poi all'auto elettrica, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Certo, suppongo, anche perché ti stavo appunto facendo una domanda. Si parla di elettrico e si pensa di aver trovato l'uovo di Colombo. In realtà l'elettrico sposta il problema della produzione dell'energia, non è più l'inquinamento non è più allo scarico, però è a monte, perché mi è stato detto, non so poi se il dato sia giusto, che se per paradosso tutte le auto in Europa dovessero domani diventare elettriche, inquineremmo più di oggi, perché per produrre tutta questa elettricità inquineremmo di più. Quindi forse è l'unione di queste tecnologie insieme che può creare un circolo virtuoso e cercare di non inquinare, che poi è il nostro obiettivo finale. Certamente, è indubbio che quello che l'auto elettrica in realtà sposta il problema, come giustamente hai anticipato, ma bisogna anche dire che non sempre però questa elettricità è così diciamo cattiva, nel senso che grazie a Dio in Italia diciamo il 60% dell'energia elettrica che viene utilizzata normalmente è ottenuta da energie rinnovabili, e quindi chiaramente l'impatto è certamente inferiore. Non vorrei sembrare una fan dell'auto elettrica, però insomma diciamo che in Italia non stiamo messi malissimo su questo punto di vista. In conclusione vorrei parlare anche un po' della UIGA, dell'associazione che rappresenti, che ha tra le diverse iniziative una che le dà particolare lustro, che è l'elezione dell'auto Europa, che fa onore alla UIGA, e vorrei appunto soddisfare anche la curiosità dei nostri telespettatori.
Questi premi che vengono poi conferiti alle automobili, e tante volte, anzi la maggior parte delle volte, sono azzeccate perché il mercato conferma poi la validità del premio. Come vengono, quali sono i criteri per eleggere questa vettura che voi adottate? Il nostro premio è un premio storico. Sono più di 30 anni che esiste questo premio, che viene dato appunto alle vetture che primariamente hanno un rapporto qualità-prezzo tra i migliori, naturalmente, ma devono avere anche altre caratteristiche. Noi guardiamo, prima di assegnare il premio, ai consumi, al design, alle dotazioni di sicurezza e tanti altri piccoli fattori che comunque concorrono, oltre a quel fattore principale, per l'assegnazione del premio. Un premio che viene assegnato da tutta la comunità dei soci UIGA. E invece vorrei aggiungere che da 6 anni a questa parte abbiamo istituito il Green Award, per rimanere in tema con la nostra discussione, sì, che è molto nelle mie corde, quindi ho spinto molto affinché questo accadesse. Il Green Award, che viene praticamente assegnato alla vettura che il consiglio direttivo dell'UIGA ritiene tra le più ecologiche in quel periodo. Perfetto, senti Marina, io ti ringrazio, grazie di essere venuta con noi, ci saranno ancora tanti argomenti per cui doverti invitare, spero che abbia piacere di tornare. Con molto piacere, sempre a disposizione, grazie. Grazie anche da parte mia, un saluto a tutti i nostri telespettatori. Il tempo a nostra disposizione, amici, sta per terminare, ma come sempre voglio concludere questa puntata ricordandovi che rimanere in contatto con noi è facilissimo attraverso, per esempio, le pagine social di Facebook, Twitter, Instagram, o ancora tutte le novità le potrete trovare sul sito www.safe-drive.it, sempre aggiornato, o sul canale YouTube Safe Drive Channel, dove troverete anche tutte le puntate andate in onda sino ad oggi. C'è anche l'indirizzo email a cui potere domandare di tutto, info@safe-drive.it. La nostra redazione è a disposizione. Ragazzi, ci rivediamo come al solito tra 7 giorni esatti, stesso canale, stessa ora. Buona settimana a tutti, ciao!